Benvenuti, bentornati sul mio canale YouTube, ragazzi. Siamo ragazzi e ragazze, ovviamente. Siamo qua su Starfield. Missione principale: siamo sempre nel laboratorio, stiamo sempre cercando di scoprire qualcosa sui manufatti, perché, da dove arrivano, dove sono arrivati. Insomma, abbiamo diverse piste e siamo praticamente quasi alla fine di questo gioco, perché penso che poi, una volta trovato la soluzione, trovato da dove arrivano, penso che saremo avanti completamente. Diamo un attimo un'occhiata comunque alla missione per capire un po' veramente dove siamo. Scoperte dal passato, trova informazioni sul prototipo del grave motore. Sicuramente è quello che c'è qua dentro. Andiamo sulla principale, questa, scoperte dal passato. Il primo grave motore è stato sviluppato con l'aiuto della NASA sulla Terra. Devo scoprire in che modo tutto questo si colleghi ai manufatti, ovviamente. Va bene ragazzi, abbiamo qua qualcosa da vedere, abbiamo qua qualcosina da controllare. Procedure di sicurezza, accesso e registro della stazione. Cominciamo con le procedure di sicurezza prima. Controllate tutti i tesserini prima di consentire l'accesso, sì, anche quelli dei generali, non mi interessa quanto si arrabbiano, abbiamo ordini diretti dal ministro. Non sono consentiti nella maniera più assoluta i telefoni o dispositivi di registrazione. Tutti i materiali scritti, appunti, quaderni devono essere ispezionati all'uscita dai laboratori, confiscate qualunque cosa contenga informazioni riservate. Questo è quello che dicono nelle procedure di sicurezza. E che altro? Poi abbiamo l'accesso ai registri della stazione. Errore, archivio danneggiati. Vediamo un attimino il primo del 14 aprile 2138. Registro di progetto Dr. Vito Aizda. Abbiamo attivato il prototipo. Il campo gravitazionale circostante ha cominciato a piegarsi come ipotizzavamo da tempo. Decine di oggetti nel laboratorio hanno subito una spinta gravitazionale di inverso totale. Sto organizzando un incontro con i direttori per proporre un test più ampio. Il prototipo ha dimostrato che non abbiamo più bisogno dell'originale, ma dovremo fare altro lavoro nello spazio. Insomma, sono. Va bene, poi passiamo all'8 dicembre. 3 anni e mezzo dopo, ragazzi. Registro di progetto, dottoressa Judith Tatien. Oggi ho assistito al test del grave motore dalla Luna. Per la prima volta abbiamo potuto parlare col team di Nova Galactic direttamente. Prima molte cose erano tenute segrete, ma ora tutti vogliono la massima pubblicità. Ho già visto proposte per la riproduzione di centinaia di motori per spedizioni presso l'Alfa Centauri e oltre. La pressione è enorme. Io ho i miei timori. Potrebbero volerci anni o decenni per scoprire se il funzionamento dei motori sono legati a effetti collaterali, ma per adesso nessuno ha orecchie per sentire. Siamo come un pugno di pionieri in corsa per raggiungere la frontiera, ignari che sulle montagne ci sono i grizzly ad attenderci. Il pericolo è in agguato, ragazzi. Comunque abbiamo sbloccato questa cosa. Praticamente adesso abbiamo sbloccato questo. E dove si va adesso a questo punto? Praticamente abbiamo qualcosa da cercare, 25 metri dalla parte di qua, forse. Vediamo un po' che ci dice la missione. Qui si è cambiata qualcosa, vediamo se è cambiato qualcosa qua. No, diciamo che dobbiamo continuare a di qua. Intanto ragazzi, come sempre, io vi ringrazio per i vostri visual, vi ringrazio per quello che fate per il canale, si può super di qua. Non lo so se possono super di qua oppure c'è una porta qua. Dicevo, ringrazio tutti quanti voi per le vostre visual, per i vostri commenti, le condivisioni che fate. Grazie mille, ragazzi. I like e ovviamente andiamo di qua. E ovviamente grazie per le iscrizioni. Qua dovrà aprire praticamente, no? No, questo no, sì. In sostanza, quindi possiamo andare. Questo è un rumore che sento, ragazzi. No, andiamo per di qua a sto punto. Magari c'è una porta là in fondo, chissà se è quella buona, eh. Qua c'è una porta anche qua. È chiusa? Difficile, ragazzi. È difficile, ragazzi. C'è da morire parecchio. Che c'è qua dentro interessante? Non so. Ah, c'è una cassa, magari qualche. C'è qui di munizioni di armi, non è un problema. Apriamo da qua.
Mi sa che qua, ragazzi, diciamo così, non vediamo nulla, però credo che dobbiamo scendere. Cosa c'è? Oh Madonna! Qua c'è Pluto, eh! Stiamo attenti, eh! Dove siamo qua? Stiamo fluttuando, attenzione. Qua non so se si può entrare. Ah, questo è il motore, ragazzi. Siamo all'interno, eh. Non so se qua si può scendere o è pericoloso, eh. Qua ragazzi cercare il motore, cerchiamo di andare via da qua perché non so fino a qua, o siamo da qua, eh. Ho sparato io ma non dovevo sparare, vediamo, andiamo di qua, ok. Da che parte andiamo? La andiamo giù? Sì, vedo che è giù, attenzione perché qua mi sa che bisogna scendere. Oh, fermati, fermati, oh! Madonna ragazzi, la spinta qua è enorme, eh. Ok, andiamo di qua. Media. Apriamo queste e vediamo. Abbiamo una, due, tre, madonna, quattro, ragazzi, sono troppe queste qua. Porca miseria. Tutte con la chiave. Quindi andiamo con tranquillità. Questa, ragazzi, può fare così. Questa. Non saprei ragazzi, io direi fare così a questo punto. Questa. Odio questa. Grande raga, abbiamo aperto la porta. Che c'è qua? Oh! Questa è un'altra porta, eh. Apriamo questa. Andiamo di qua a sto punto. Non so se va bene di qua, ma ragazzi, qua stiamo girando come dei catamarani. E in là, però non so come ci si arriva in là. Qua dove si va? Proviamo ad andare in là. Per dove siamo arrivati? Quindi per di qua. Di qua, di qua. Andiamo di qua, vediamo dove arriva, eh. Dove ci porta. Oh, che succede? È qua, ragazzi. È qua. C'è qualcuno, qualcuno morto qua, eh. Che cos'è sta a fare qua? Fermati, fermati qua. Abbiamo un sacco di roba da prendere. Andiamo con calma, eh. Ok, proviamo qua, ragazzi. Nel frattempo, cosa importante, in descrizione trovate sempre il link alla playlist di questa serie. Quindi se avete perso un episodio, avete perso qualcosa di interessante che non avete visto nei giorni scorsi, date nella playlist, cercate l'episodio e ve lo guardate se volete, ovviamente. Poi ci sono anche i link al mio canale Telegram. Canale Telegram e gruppo Telegram. Nel canale, ragazzi, scriverò le mie novità quando farò una live, quando potrò cose interessanti da vedere. Nel gruppo tutti quanti potete entrare, parlare di videogiochi, di games, quello che vi piace. Telegram è gratuito, il gruppo è gratuito, non costa niente entrare.
Giovanotti, amici come voi che parlano di giochi, si parla di giochi, si discute, si aiuta, si chiedono consigli. Tutto quanto nel dal link in descrizione. Ci cliccate sia col telefonino, sia col computer, da Android, da iOS, da iPhone, iPad, funziona con tutto, ragazzi. Allora, prototipo di motore, vediamo un po' che cos'è. Fate attenzione quando date energia al prototipo, fissate tutti gli oggetti liberi e chiedete ai ricercatori di svuotare le tasche, togliersi gioielli, orologi, eccetera. Ricordate che il nucleo del motore contiene un esemplare insostituibile e che tutti i dati sono protetti da autorizzazioni estremamente rigide. Prendete ogni precauzione con tutti i motori di ricerca e assicuratevi che nessuna informazione esca da questo laboratorio. Ok. Accesso alle liste della stazione. Quattro archivi danneggiati, vediamolo sul primo, 12 febbraio del 49. Non ero mai riuscito a visitare il nostro laboratorio nel periodo di cui ero sembrano quasi dei secoli, bla bla bla. Va bene, andiamo alla prossima, è il 21 agosto. Come richiesto, la squadra di ricerca di astrofisica ha effettuato un'analisi completa dei dati forniti. Va bene, il 2 agosto. Giudice, sono certa che non sbagliare, Victor. I dati provenienti da satelliti sono molto chiari, sono i gravi motori. Tutti quei salti della Luna, se va avanti così, l'atmosfera della Terra inizierà a disperdersi nello spazio. Oh miseria, ragazzi. Diventa abbastanza complesso qua. Praticamente la Terra sta morendo, eh. Leggiamo l'ultimo, 8 settembre. Sono il dottor Victor Eisner, se stai ascoltando questo messaggio, probabilmente già conosci la verità. Da giovane guidai una squadra di recupero presso una strana anomalia gravitazionale su Marte. Non ho mai rivelato a nessuno quello che è successo davvero quel giorno, tranne che a una persona. Anche lei all'inizio non mi credeva, ma ormai non ho più motivo di mentire a nessuno. Quindi, chiunque tu sia, spero tu voglia accettare questa confessione. Dopo aver toccato l'anomalia, ho perso cognizione del tempo per 12 giorni. Ho incontrato me stesso. E mi ha detto tutto ciò che poi si sarebbe verificato. Le equazioni del gravimotore, i test sulla Luna, la dispersione dell'atmosfera terrestre nello spazio a causa nostra. Ma mi ha anche parlato di una fiorente città su un pianeta orbitante, una stella lontana. Arte, musica, cultura e stili di vita umani in continua evoluzione e risplendenti in tutto il cosmo. Quale prezzo sarei stato disposto a pagare per quel futuro? Forse non mi crederai, forse Judith ha ragione e sono solo un codardo che vuole credere che i suoi errori possano essere giustificati, ma sì, sono tutti dimenticati dalle reali origini del gravimotore, questo manufatto trovato su Marte. Mi auguro che tu possa farne un uso migliore. Ok. Questo è il gravimotore? Se io lo accendo cosa capita? Lo devo spegnere. Ah, rilascio il manufatto, va bene. Libera il manufatto. Oh. Andiamo a prenderlo? E dove devo entrare adesso? Forse dall'altra parte. Oh, chi c'è qua? Chiave NASA. Ok. Quindi? Ma dove si va? Il motore, ah, qui c'è il motore? Sì, è qua, ragazzi. Vediamo di riuscire. No, non puoi fare questo casino, non c'è nessuno. Il motore è lì sopra, no? Dov'è? Qua. Non c'è nemici, non c'è niente, no.
intanto ragazzi, che non c'è niente, vi ricordo un'altra cosa. Vi ricordo, no, non è che vi ricordo, un salutone ai nostri amici YouTubers, come sempre. Salutiamo Lupo del Tubo e Burneo, Squalo Calcio, Alessandro Gamer, della Stace e Ale Benny 86. Sono sei simpatici amici YouTubers che portano ogni giorno i loro contenuti sui rispettivi canali. Su YouTube qualcuno usa anche altre piattaforme, qualcuno fa video registrati, qualcuno fa live. Io vi consiglio di andare a trovare perché portano dei contenuti veramente da vedere. Sono ragazzi in gamba, simpatici ragazzi, quindi andate a trovarli. Trovate la lista dei miei amici nella sezione canali. Apriamo questo coso qua, forza. Eccolo qua. Ecco l'ultimo pezzo che ci mancava. Qualcuno, eh? Questo fucile, ragazzi, oddio, ce ne sono troppi qua, dove sono? Non li vedo, eh? Ragazzi, non so dove andare. Siamo attenti qua perché ho i nemici alle calcagne. Dove sono? No, possiamo perdere questo. Dove sono? Ragazzi, siamo inseguiti da dei... probabilmente sono quelli che... chissà, ci avevano ostacolato le altre volte, sono molto cattivi, sono spariti in questo momento, eh. Quindi cerchiamo di andare... dove devo andare? Ah, sopra? Ok, quindi usciamo di qua. E andiamo su. Là. Ok, andiamo di qua. Madonna, la nostra porta da aprire. Cos'è questo? È morto? Mi sa che gli fa male questa roba, eh? Mi sa, ragazzi, che gli fa male questa roba, eh? Andiamo su di qua, allora. Mi sa che gli faccio del male, ma molto male. Quindi stiamo attenti, ragazzi, perché gli farò anche male, ma anche a me però me ne fanno un po', stiamo attenti. Qui dove devo andare? Di qua? E là sopra, eh?
Energia? Merda. Dov'è l'energia di qua? Ok, qua. Ragazzi, qua è pericolosissimo. Siamo attenti, potrebbero stare fuori all'improvviso, eh? Ma noi siamo molto ben armati. Abbiamo un'arma che fa tanto male, ragazzi, che fa molto male. E qua però non so se vedi qua sono già arrivati qua. Che c'è qua? La fila, cosa c'è qua? Il cognitore. Vediamo il peso di questa roba, eh. Potente o buono questo qua potente, però noi prendiamo laboratorio pressione, ci può fare comodo, ci può essere utile, via, continuiamo, eh. Andiamo di qua, per il momento non c'è nessuno. Dobbiamo qua, ma niente, vigilante, cos'è il magnete? E questo è pesante. E quindi qua che facciamo? Perché siamo venuti qua, ragazzi? Che dobbiamo fare? Cosa c'è qua? Abbiamo la chiave, ok. E adesso dobbiamo passare di qua? Ah, perfetto. Ragazzi, non so dove sono quelli, eh. Ma so che sono pericolosi, eh. Qua che c'è? Altra cassa. Ma dove devo andare, raga? Di qua probabilmente. Probabilmente di qua, però non capisco. Dove va sta porta qua? È sempre questa? Sì, che non si apre, però è questa allora. Quindi vado di qua, raga. Però qua la vedo abbastanza. Nemici, ragazzi, non ne vediamo, eh. Stiamo allerta perché qua potrebbero stare fuori come dei fracocci incassati, eh? E noi siamo qua per cercare una soluzione. Che c'è qua? Telefono fisso? No, grazie. Team non mi interessa. Allora, qui ragazzi non sapete dove andare, è talmente grande. Andiamo di qua, nascondiamoci un attimino. Ok. Sono là, eh. E va bene, ci becchiamo con calma. Uno è andato? L'altro dove sta andando?
Ok, anche l'altro se n'è andato. A questo punto dove dobbiamo andare, ragazzi? Di qua? Vediamo, non so bene di qua. Di qua. Dentro di là devo andare, come siete di là? Mannaggia. Andiamo giù allora. Qui non si passa però, porca miseria. Siamo ancora qua, niente. Dobbiamo tornare in là e salire da qualche parte. Non è che sia poi così facile. Ah, forse di là. Esatto. Con calma, è carico, sì, è carico. Qui non c'è nessuno qua. Di qua? Sempre di qua, però, ragazzi. Cosa c'è qua? Qua c'è qualcosa di interessante. Dove devo andare, porca... In auto? Quindi... Però qua è chiuso, non si passa, quindi andiamo di qua. Madonna, ma andiamo girando come dei... Che c'è? Ragazzi, io devo salire da qualche parte, non so dove devo... Di qua? Sì, di qua. Stiamo avvicinando, ragazzi, stiamo avvicinando, mi raccomando, sangue freddo, cerchiamo di arrivare alla fine di questo... Ma dove siamo qua? E poi? Di qua? Madonna, che intrigamento, ma è pazzesco. Di qua dove si va? Ragazzi, è pazzesco qua, eh? Siamo attentissimi. Io farei un sabotaggio veloce, ragazzi, per evitare di perdermi. Facciamo così. Rapido, vai. Ok, andiamo avanti, perché poi se muoio qua, ragazzi, devo tornare dall'inizio di far tutto. E siamo su Starfield, siamo ovviamente su Xbox Serie X, ma anche Serie S. Porta benissimo questo gioco, anche se in realtà è bello tosto, eh. Va su PC, non va su PS5 e su PS4, perché ovviamente Microsoft non ha dato dei diritti alla Sony per questo gioco. Siamo quasi arrivati, ragazzi. La torcia non ci interessa niente. Il problema è che abbiamo un sacco di nemici che ci sparano. Dobbiamo andare adesso laggiù. Okay. Guardiamo di qua prima se è stato fuori qualcuno, perché dobbiamo andare là, dobbiamo andare. Scendiamo di qua pian pianino. Che c'è? Ragazzi, qua mi fa paura davanti tutti questi rumori, questi suoni, perché sembra che andiamo con calma, qui dietro, Qua, e qua dobbiamo andare noi. Qua sembra che per il momento non c'è nessuno, stiamo anche un po' nascosti, eh. Non facciamoci... Dov'è? È qua? Qua dentro? Ah, ok, qua dentro. Ah, c'è un ascensore, ragazzi, va bene. Andiamo qua. Non so dove ci porterà. Siamo attenti, ragazzi. Mi sa che siamo quasi alla fine del gioco. Stiamo andando proprio avanti, ragazzi, imperterriti. Vediamo un po' cosa ci capita. Oh, facciamo... stiamo attenti. Di là, Madonna, è ancora lontanissimo. Quanto ci vuole arrivare là? Vediamo quanto ci manca. Ok, seguiamo la nostra... Esci dalla NASA? Ah, quindi di qua si esce. Ah, sì, siamo usciti, ragazzi. Siamo usciti.
Siamo usciti dalla NASA. Nostra astronave dove cazzo è? Cos'è? Non sono le nostre astronave quelle. Madonna ragazzi, questo è pericolosissimo, eh. Cambiamo arma, prima che ci facciamo del male e mettiamo questa, ok. Dov'è la nostra astronave, ragazzi? Sono quasi perso. Non è qua. Questa non è la nostra astronave, andiamo di là. Chi c'è là sotto? Andiamo giù. Qualcuno ti aspetta, eh? Possiamo scendere per di qua allora, tranquillamente. Ok, ci siamo quasi. Magnete. No, scendiamo ragazzi, non perdiamo troppo tempo. Ok, scaletta. Ok, che abbiamo qua? Ah. Do you understand now why I asked you to come here? L'emissario. The artifacts unlocked the secret of interstellar travel. Ah. The E cavolo, mi ha cost. perso la terra per i viaggi stellari, eh? Non è il massimo. Easy trade, honestly. Why have one world when you can E, have eh all sì, è vero, ma solar perché un system pianeta quando poi views? viene tanti? Giusto questa cosa. I grandi motori non valgono la terra, abbiamo perso la nostra casa. Concordo, il destino dell'umanità era comunque tra le stelle. Non mi è ancora chiaro cosa ho scoperto. Che spiegazione? Dai, dimmi. Every graph drive in the settled systems was built on technology that came from an artifact that was discovered on Mars. But these early drives shook the gravity field surrounding Earth. Eventually, the atmosphere started to slowly sputter away into space. That is why Earth is uninhabitable. The artifact gave the scientists a greater understanding of time and space, but not the wisdom to see where that would lead. The settled systems wouldn't exist without the artifacts, in other words. We owe what happened here in NASA a great debt. I grandi motori, concordo, c'è una novità. Abbiamo perso la nostra casa. Assuming we weren't going to lose it anyway. War, Sì, guerra, disease, pestilenza, la famine. casa, la All the terra sarebbe morta classics. ugualmente con gli anni. Cioè, vi do ragione, vi do ragione. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the Non si è scissors. potuto scegliere, no, non l'abbiamo scelto, era così e We had basta. to make a choice. Così e basta, senza But you scelta, had ragazzi. chosen Earth. What gave Victor Issa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you are watching out for is yourself. L'emissario ha ragione, i manufatti devono finire nelle mani giuste. Il cacciatore ha ragione, l'unica regola che conta è recuperare i manufatti. Vi sbagliate entrambi, questa decisione non verrà presa da una strada. Don't be a fool. The emissary
emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. Ma che nemico? Vi faccio un culo. He is right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Allora, mi schiedo con l'emissario. Allearmi con il cacciatore sembra una strategia vincente. Ne ho abbastanza di voi due e raggiungerò l'unità da me. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. Quello che vuoi, non mi interessa. When you are ready, the hunter and I will be at the buried temple. That is where we will settle things. Ok. Meaning we'll kill you. But hey, ah, grazie, mi voglio uccidere. Everyone deserves a shot at the final artifact. Ah, ok, perfetto. Ricompensa missione, ragazzi. E noi ci salutiamo. Siamo praticamente. E quella è la nostra nave. Bella, guarda, guarda che roba, guarda. Quella è l'emissario e l'altro è. Va bene, ragazzi. Una è quella, l'altra è quella. Sono spariti e noi andiamo dalla nostra astronave. Dove cacchio è la nostra astronave? Vediamo un attimino. Dove è la nostra astronave? Che fine ha fatto? Ragazzi, io a questo punto non posso fare altro che saluta. Dov'è qua che dobbiamo andare noi? Ecco la nostra nave. Forse possiamo fare più, salire a bordo velocemente. Vediamo se possiamo salire a bordo velocemente. Viaggio rapido, andiamo sulla nostra nave e poi io mi riposo. Ragazzi, vi chiedo se volete lasciare un like a questo video, a questo contenuto. Continueremo la missione domani, stessa ora alle 12. Per il momento partiamo, siamo qua, molto bene. Siamo qua, io mi fermo qua, poi partiremo per la prossima missione. Andremo dove c'è da trovare il manufatto, l'ultimo manufatto, il pezzo finale. Avremo l'emissario e il cacciatore contro di noi, ragazzi. Ci vogliono morti e noi faremo il possibile per non morire. Ma tenteremo di andare avanti, sarà dura. Non volevo schierarmi né con uno né con l'altro, perché non mi sembrava giusto l'emissario, non mi sembrava giusto il cacciatore, quindi alla fine ho optato per farmi i cavoli miei, andare avanti per la mia strada, con i miei amici ovviamente, e così faremo. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti con me, mi raccomando, il video condividetelo, commentate. Tu Fumici, vi chiedo anche un'altra cosa, se non siete iscritti al mio canale, ragazzi, sapete cosa fare, vi iscrivete e attivate anche la campanellina, quella che c'è, tipo quella, ecco, per essere avvisati ogni volta metterò un nuovo video, ragazzi. E basta, io vi saluto, vi do appuntamento domani, mi raccomando, in gamba. Sempre in gamba, siamo su Starfield, siamo su Xbox Series X e vi do appuntamento domani. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao!